Social e tocca a voi. Iniziamo da Cristiano Malgioglio. A chi dai 11° posto, 5 punti? A Gabriel Garco. No, scusami, a Stash, perché somigliava a Gabriel Garco. 10, decima posizione, 6 punti. Decima, sempre io, no? Sì, sì, decima sì. Decima posizione, naturalmente, a Ricky Martin. Ma guarda che tu... No, perché? Da qui parti, eh? Scusami, no, sta no, leggendo no, gli ultimi. Io ti sto dicendo, dall'ultima posizione su fino alla prima. Dal 5 praticamente, da sta qui. Leggendo al contrario. Sì. Scusa. Ma mi avete ringoglionito allora, stasera, ragazzi. Cancelliamo tutto, cancelliamo, azzeriamo. Devi andare dal più basso al più alto. Sì, allora, scusate un attimo, mi dicono ci vuole un attimo per riazzerare. Nel frattempo c'è una sorpresa, perché domenica sera, questa domenica e la prossima settimana su Rai 1 c'è un grande appuntamento con Alessandro Cattelan e il suo Da Grande. Sta facendo le prove a Milano e quindi mi voglio collegare con Alessandro. Alessandro, come va? Come va? Tutto bene, Carlo, sono arrivato per levare Malgioglio dall'impasse. Ecco, senti, raccontami mi devi un po'. Favor. Come stanno andando le prove? Cosa ci dobbiamo aspettare domenica sera nel tuo show Da Grande? Bene, 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 stanno andando bene, in questo momento si sono tutti frizzati, sono tutti fermi, ma c'è un sacco di gente che sta lavorando per permetterci di fare un grande show domenica sera. Si canterà, si ballerà, si giocherà, ci travestiamo, ci sarà anche un piccolo momento che ricorderà anche tale quale con il volo, per esempio. Ripercorreremo la storia delle boy band, ovviamente fatte a modo del volo, però potrebbe essere un momento che ricorda tale quale. Senti Ale, tu canti molto bene tra le tante cose che sai fare, chi avresti interpretato se tu fossi protagonista tale quale? Chi avresti imitato? Guarda, di quelli che stavo seguendo adesso ho cantato insieme a Dennis, sono andato su Ramazzotti. Ah, come avresti com'è fatto? Com'è cominciata io non saprei. Ma, buono. La storia è finita con te. Stavo cantando insieme a Dennis mentre lo vedevo. Senti, tra i tanti ospiti che avrai, chi ci sarà? Chi ci sarà? Allora, tu, ci sarai tu, ci sarà Antonella Clerici, ci sarà Luca Argentero, ci sarà Marco Mengoni, ci sarà Elodie, ci sarà Paolo Bonolis, ci sarà Blanco, li ho detti tutti? Sì. Il volo, l'ho detto prima, che faremo un momento. Antonella Clerici, l'hai detto? Sì. San Giovanni c'è? San Giovanni viene la settimana prossima. Va bene, allora ti anticipiamo noi che lo avremo venerdì. Allora in bocca al lupo, Da Grande, domenica 19 settembre e la domenica successiva appuntamento con Alessandro Cattelan. In bocca al lupo. Grazie Carlo, buon lavoro a tutti. E benvenuto su Rai 1. Grazie. Tra i tanti appuntamenti che partiranno c'è anche domenica. Domenica parte anche domenica, quindi un bacio a Mara. E venerdì e giovedì c'è quasi uno scontro, perché tu, Loretta, debutti con una fiction importante, sì, su Rai 1. Sì, l'ultimo battito, la fiction di Cinzia Torrini con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero e Fortunato Cerlino, che l'ha sottoscritto. Mentre Giorgio debutta su Rai 3, io torna. Io debutto contro la nostra amica Cinzia, contro di te, che lei tra l'altro secondo me non lo sa neanche. Ecco, ma noi faremo in modo che io guardo torni te, con Giallini. Io guarderò lei guarderà me. Dicevo, torni con Giallini su Rai 3. Lui è peggio di me. Lui è peggio di me, molto bene. E poi venerdì appuntamento con tale quale. Hai capito allora? Sei pronto? Abbiamo resettato tutto. Ma non è che io non abbia capito, Carlo. Capito no, tutto. Hai proprio sbagliato. Soltanto ho sbagliato. Scusami. Ecco. A volte. Dimmi. Si parte dall'ultimo posto e si va al primo. Allora, ti ripeto. Allora. Ghimmeddi, forse così capisci. Ghimmeddi alla posizione numero 11. No, non gli dire così. Parlo in malgiogliese. Allora, se non parlo neanche in malgiogliese. Parti da 5. Vai. Da 5 punti. Allora, ecco. 5 punti a Caterina Valente. Ah. Oh. 6 punti. 6 punti a Loredana Bertè. 7 punti. A De Gregori. 8 punti. Alla Lamborghini. 9 punti. Emma. 10 punti. Ricky Martin. 11 punti. Stasci, che mi sembrava Gabriel Garco. 12 punti. Ramazzotti. Sul podio, terzo posto, 13 punti. Lady Gaga, perché gli avete dato un pezzo difficilissimo e se lo merita. Secondo posto, 14 punti. Beh, sicuramente alla Bertè e ai ragazzi che sono stati straordinari. Berti, va bene, lo stesso. Bertè. Amore, non mi dovete correggere, ma per scusa, favore. Hai detto Bertè invece di Berti. Berti, perché avevo scritto male. Va bene, quindi secondo posto naturalmente e al primo posto.
posto a Donna Summer. Donna Summer, Donna Summer, primo posto. Ce l'abbiamo fatta. Vittorio, vengo da te. Sì, eccomi qua. Allora, dimmi. Siamo al 11° posto, 5 punti. Non ci vedo, scusate, ma Loredana Bertè. 6 punti, 10° posto. Caterina Valente. 7 punti, 9° posto. Francesco De Gregori. 8 punti, 8° posto. Stacia De Color. 9 punti, 7° posto. Il trio Fedez, Berti, Lauro. 10 punti, 6° posto. Cosa dite, capre? Cosa volete? Cosa volete? Ricky Martin. Siamo al 5° posto, 11 punti. Elettra Lamborghini. 12 punti, 4° posto. Lady Gaga. Siamo sul podio, 3° posto, 13 punti. Eros Ramazzotti. 2° posto, 14 punti. Emma Marrone. 1° posto, 15 punti. Donna Summer. Andiamo da la nostra regina, Loretta Goggi. Loretta, la tua classifica, attesissima. Sì. Voglio solo dire una cosa, sì? Che mi sono dimenticata di dire durante la trasmissione: fare complimenti a Pinuccio Pirazzoli. E i soliti. Perché riesce a spaziare da. E fa sempre delle basi pazzesche. Sì, e cose, sì. E invece io, visto che parliamo di giuria, voglio salutare con grande affetto Vincenzo Salemme, che è stato con noi per 2 edizioni. No, è impegnato nel suo film. Ti aspettiamo, vieni presto a trovarci. Sei pronta? Sì, sì. 11° posto, 5 punti. Loredana Bertè. 10° posto, 6 punti. Caterina Valente. 9° posto, 7 punti. De Gregori. 8° posto, 8 punti. Lamborghini. 7° posto, 9 punti. Lady Gaga. 6° posto, 10 punti. Ricky Martin. 5° posto, 11 punti. Eros Ramazzotti. 4° posto, 12 punti. Stash and the Colors. Il podio per Loretta Vede: al 3° posto, 13 punti. Emma. Al 2° posto, con 14 punti. Gemelli di Guidonia. 1° posto, 15 punti. Donna Summer. Questa è la classifica di Loretta. E adesso, Giorgio, la tua classifica. Sì. 11° posto, 5 punti. De Gregori. 10° posto, 6 punti. Loredana Bertè. 9° posto, 7 punti. Caterina Valente. 8° posto, 8 punti. Elettra Lamborghini. 7° posto, 9 punti. Lady Gaga. 6° posto, 10 punti. Ricky Martin. 5° posto, 11 punti. Stash. 4° posto, 12 punti. Eros Ramazzotti. Il podio: 3° posto, 13 punti. Emma. 2° posto, 14 punti. Donna Summer. 1° posto, 15 punti. Fedez, Berti, Lauro. Molto bene. Adesso le diamo la classifica. Vi chiedo di essere telegrafici con i vostri 5 punti. A chi vanno i tuoi cinque punti, Simone? Allora, i miei 5 punti vanno alla novità, perché sono stati bravissimi, i gemelli. I gemelli di Guidonia. Gemelli, i vostri 5 punti. Allora, Simone ha pagato un po' il fatto di essere il primo, di rompere, sì, il ghiaccio, insomma. È quindi vero. C'era l'emozione, ma è stato bravissimo lo stesso. Vogliamo votare Simone De Gregori. Grande. Sì, io faccio i complimenti a tutti, Stefania. Però il mio voto lo do a Francesca Lotta. Con la sua Emma Marrone, mi è piaciuta molto. Molto bene. I miei Federica. 5 punti li do a Biagio Izzo. Perché ha portato allegria e leggerezza. Bene. I miei Alba. 5 punti li do a me perché ne ho un gran bisogno. No, sto scherzando. Ah, no, si possono dare anche. No, sto scherzando, assolutamente. Allora, per la difficoltà e perché non è teoricamente il suo lavoro. Questa settimana, anche se ci sono state delle esecuzioni meravigliose, le do a Stefania Orlando, sinceramente. Alla sua Lady Gaga. Biagio! I gemelli di Guidonia, perché Arietta Berti è bravissima, bellissima. Ai gemelli di Guidonia. Francesca, i tuoi 5 punti. Oddio, io se non do il voto a lui, praticamente mia nipote non mi parla più. Ah. Quindi devo dare per forza a Pierpaolo. Pierpaolo, Pierpaolo al suo Ricky Martin. Scherzo, Pierpaolo. Io ricambio 5 voti a Emma. Bene, a Emma, molto bene. Deborah. Sì, a Dennis Fantina. E al suo Eros Ramazzotti. Ramazzotti. Dennis. Io do il mio voto a Federica. Grazie. Perché... dal mio punto di vista ha fatto una gran fatica, lo sappiamo, a cantare e ballare allo stesso tempo e un sacco di ore di trucco, poverina, lì ferma, e quindi grazie, brava. Grazie, Dennis. Ciro! Io do il mio voto a Alba Varietti,
perché sì, magari la sua esibizione poteva essere un po' imprecisa dal punto di vista canoro, però dal punto di vista dell'interpretazione era per me perfetta. Molto bene, grazie signorina. Abbiamo il risultato social. Il risultato social, eccolo qua, le preferenze social vanno. Allora, il terzo posto, voi avete votato e quindi a lei va un punto. Stefania Orlando, Lady Gaga. Al secondo posto vanno tre punti a Pierpaolo Pretelli, Ricky Martin. E cinque punti in più vanno ai più, più votati da tutti voi, ovvero i gemelli di Guidonia con Fedez, Lauro e Berti. Allora, siamo pronti per vedere il risultato finale. Dopo di noi ricordate l'appuntamento con TV7. Grazie Cristiano Malgioglio, grazie Loretta, come sempre, grazie Giorgio, grazie a un identico, a un tale quale Vittorio Sgarbi, che in realtà è Claudio Lauretta. Grazie! Bravo Claudio, grazie. Grazie Carlo per l'opportunità. Ci rivediamo grazie. Presto, ci rivediamo presto con altri personaggi, perché ogni settimana avremo un personaggio diverso. Vediamo la classifica finale, la somma dei voti della giuria, dei nostri protagonisti e voi, appunto, la vostra preferenza social. Allora, vediamo un po'. Undicesimo posto per Alba Parietti, la sua Loredana Bertè, 27 punti. Applausi, applausi. Decimo. Per Biagio Izzo, Caterina Valente, 29. Nono posto per Simone Montedoro, Francesco De Gregori, 31 punti. Si sale, all'ottavo posto c'è Federica Nargi, la sua Elettra Lamborghini ha totalizzato 40 punti. Settimo posto per Ciro Priello, Stash the Colors, 42 punti. Sesto, Pierpaolo Pretelli, Ricky Martin, 48 punti. Quinto posto per Stefania Orlando, la sua Lady Gaga conquista 49 punti. Quarto posto per Dennis Fantina, Eros Ramazzotti, 53 punti. Il podio, terzo posto. Allora c'è un ex aequo al secondo posto, 59, Francesca Lotta e Deborah Johnson. E al primo posto, Gemelli di Guidonia, 67 punti.